Ehi la ciurma, io sono Mazzedes e benvenuti in questo episodio della nuova serie che doveva essere natalizia, ma come potete sapere ho avuto dei problemi con la registrazione, con il computer, con il sistema operativo, quindi boh. Però siamo qui con Never Alone, che assolutamente è un gioco che secondo me ci sta tantissimo con l'ambiente natalizio, anche perché racconta degli Inuit, quindi ghiaccio, neve, freddo, il cappello di Natale, boh, insomma, e lui era la serie da fare. In questo gioco ci sono anche dei brevi filmatini che sono si sbloccano man mano che si va avanti, però purtroppo, visto che interrompono il ritmo della narrazione, che non abbiamo tantissimo tempo, né io per registrare, né voi per vedervi tutta la serie. Farò magari un capitoletto aggiuntivo in cui metterò i video, oppure magari no, cioè vedremo un attimo cosa, come gestirli, però di base no, ecco. Vabbè, questa è una cutscene, quindi la vediamo. Summan ano huling ay liyag magan. Tapurasi kangit chakwak siga summan ano huling suru ko magan. E questa in pratica è un po' la nostra storia. Noi siamo quella fanciulla là. Il gioco è molto bello perché racconta appunto Ano pezzi di kulang tradizione e pasyon ni cultura sumi degli rana Inuit. chokun ni. Tapra ni beak siya karewaluk ayungit chok. Pagyagun ni ulik sok. Eccola, il nostro primo guaio. Via, 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 via. Ci sono dei pezzetti in cui bisogna effettivamente scappare con zone platform, e questo è uno di quelli. Sapete quanto io posso essere nabbo e quindi mi auguro di non sbagliare troppo in questa serie. Magari poi faccio dei tagli, non lo so, vedremo adesso. Spero di... mannaggia, l'ho rischiato. Di non sbagliare più di tanto. Aia. Ok, questo gioco è pensato per essere giocato con i due personaggi, cioè si può giocare o in due giocatori, uno interpreta la volpe e l'altro interpreta la bambina, oppure con un solo giocatore che switcha di volta in volta. Quindi adesso switchiamo con la volpe e andiamo a comandare la volpe. E far cadere quindi il nostro bellissimo orsetto. Questa dinamica l'ho già vista anche in altri videogiochi, forse anche tipo Brothers,
un po' ecco anche i giochi dei Lego, e in pratica ognuno dei due personaggi ha delle caratteristiche particolari, peculiari, che lo rendono unico, e quindi ci sono dei pezzi in cui devi usare la bambina, dei pezzi in cui devi usare la volpe, e combinare insieme, diciamo, le abilità dei due personaggi per riuscire a superare, devo premere spazio, superare gli enigmi, diciamo, piuttosto che delle parti platform, eccetera, eccetera. Troppo bellina quella bambina, mi piace un sacco come l'hanno resa graficamente. Zuppe 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 zuppe. Ecco, questo qua è un pezzo che va fatto con la volpe, perché la volpe può arrampicarsi sulle pareti e poi fa scendere giù la corda, quindi con la bambina possiamo salire su per la corda. Anche in Brothers c'era uno dei due fratelli che poteva arrampicarsi mentre l'altro no. E quindi quello che si arrampicava poteva. Quando c'è il vento, per proteggersi, ci dirà tra un attimo di usare Control. Altrimenti ci spazza via, il vento è parecchio forte. È volata giù anche la volpe. Oddio, è un punto di salvataggio. Ecco, adesso ce l'ho spiegato. Resiste il vento perché ci sono delle raffiche di vento davvero molto forti. Ma effettivamente, essendo tutto piano, si sa bene che cosa succede quando non c'è nulla, né montagne né edifici, a fermare il vento. Ecco. E adesso c'è un altro bel pezzetto. La volpe può guidare gli spiriti. Quindi ci sono delle parti platform in cui appunto utilizziamo la volpe per farci spostare da una parte all'altra. Ed è bellina come cosa, perché comunque inserisce appunto anche quello che sono la religione tradizionale, le credenze tradizionali degli Inuit all'interno del gioco. Esatto, il gioco sarà un po' quello. Di tenersi lontani. Tengo la vicenda! Mannaggia al pelo! Al pelo momenti ci morivo. No, non c'è altro vento. Tanto adesso quando salto di sicuro ci sarà. E infatti. Non so come ho fatto a non morirci. Vieni, volpetta. Ok. Per fortuna dà un attimo di preavviso il vento in modo da potersi già preparare per quando arriva. No, adesso non sta arrivando. Ovviamente il gioco è perso cioè, si interrompe, cioè c'è game over quando uno dei due muore, cioè o la volpe o la bambina, perché effettivamente essendo obbligatorio proseguire con entrambe, ecco. Senza una non si può fare il gioco, quindi appena ne muore una. Mi sa che devo guidare la bambina. Non mi ricordo più come si chiama la bambina, effettivamente. Nuna forse si chiama. E la volpe credo si chiami volpe, boh. Oh, che salto, bestia. Un salvataggio. Cosa sta per succedere? Ah no, allora qua ci sono degli spiritelli. Però no, 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 no,
Uffly, allora, mi sa che la volpe deve scalare qua e poi lanciarsi sullo spiritello. No, non così tanto! Vabbè, l'ho attivato. Aia! Quello è l'importante. Sali in una. Vabbè. No, ma. Girati dalla parte giusta. No, è sparito, porca miseria. Con gli spiriti faccio sempre sto guaio. Vado con la bimba. E la volpe non c'è, quindi mi lancio nel vuoto. Ma fin dato che c'è qualcosa sotto è un discorso. Se per caso non c'è nulla. Ok, direi che dopo questa cutscene potremo interrompere il primo episodio. Credo, dopo guardo il minutaggio. Tutto in fiamme! Che cosa sarà? Che cosa sarà successo? Lo scopriremo insieme nel prossimo episodio. Io vi auguro una buona giornata, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi per caso non lo avete ancora fatto e lasciare un commento qui sotto per supportare questa serie natalizia. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, ciao a tutti e buona giornata.